C'erano una volta 25 soldatini di piombo che erano tutti fratelli perché nati dallo stesso cucchiaio. Avevano tutti il fucile in spalla, il viso dritto in avanti e l'uniforme rossa e turchina. Belli. La prima cosa che udirono in questo mondo, appena fu tolto il coperchio della loro scatola, furono le parole: "Oh, dei soldatini di piombo!" Le disse un ragazzino che si mise subito a battere le mani. Gliele avevano regalati perché era il suo compleanno e li mise subito in fila sul tavolino. I soldatini si assomigliavano tutti come gocce d'acqua. Ce n'era uno diverso dagli altri. Aveva una gamba sola perché era stato fuso per ultimo e il piombo non era bastato. Stava però saldamente ritto sulla sua unica gamba come gli altri su tutte e due. Sul tavolino dove fu appoggiato c'erano molti altri giocattoli. Ma quello che spiccava tra gli altri era un magnifico castello di carta. Attraverso le finestrine si poteva vedere dentro nei saloni e davanti c'erano degli alberelli. Era tutto molto grazioso, ma la cosa più bella era una fanciulla. Era di carta ritagliata anche lei, ma aveva una sottanina di lino finissimo e un piccolo nastro azzurro drappeggiato sulle spalle, con nel mezzo un lustrino splendente grande come il suo viso. La fanciulla aveva le braccia alzate perché era una ballerina e teneva una gamba sollevata in aria, tanto in alto che il soldatino di piombo, non riuscendo a vederla, pensò che anche lei avesse una gamba sola, come lui. Sarebbe proprio la sposa che fa per me, pensò, ma è molto elegante ed abita in un castello, mentre io invece ho solo una scatola e dentro ci stiamo in 25. Non è certo un luogo adatto per lei, ma devo cercare lo stesso di fare la sua conoscenza. Si stese allora dietro a una tabacchiera che si trovava sulla tavola, così poteva vedere bene la graziosa fanciulla che continuava a stare su una gamba sola, senza perdere l'equilibrio. A tarda sera, gli altri soldatini entrarono nella scatola e tutti andarono a letto. I giocattoli allora cominciarono a divertirsi. Si facevano visita, battagliavano, ballavano. I soldatini rumoreggiavano nella scatola perché volevano prendere parte ai giochi anche loro, ma non riuscivano a sollevare il coperchio. Lo schiaccianoci faceva le capriole, il gesso si dava la pazza gioia sulla lavagna. La confusione era tanta che il canarino si svegliò e cominciò a parlare anche lui, e per di più in versi. Gli unici a non muoversi dal loro posto furono il soldatino e la ballerina. Essa si teneva ritta sulla punta di un piede con le braccia tese ed egli, non meno tenace, stava ritto sulla sua unica gamba senza staccare un momento gli occhi da lei. Suonò la mezzanotte. Il coperchio della scatola si spalancò, dentro c'era un piccolo babau a molla, brutto e nero. «Uè, soldato!» gridò quel brutto tipo. «Vuoi smetterla di guardare da quella parte?» Ma il soldatino fece finta di niente. «Ah, fai il sordo! Vedrai quello che ti succederà domani!» Quando fu mattina, i bambini si alzarono. E il soldatino fu messo vicino alla finestra,
proprio sul davanzale. Non so se fu colpa del vento o del fantoccio nero, ma il fatto è che la finestra si spalancò all'improvviso e il soldatino precipitò a testa in giù dal terzo piano, un volo terribile. Andò a conficcarsi con la punta del berretto proprio fra due pietre sotto il marciapiede. La donna di servizio e il piccolo proprietario del soldatino corsero subito giù a cercarlo, ma non lo trovarono, benché stessero per metterci il piede sopra, tanto gli erano vicini. Se avesse gridato «Sono qui!» certo lo avrebbero visto, ma egli pensò che non era dignitoso gridare forte dato che era in divisa. Incominciò a piovigginare. Le gocce caddero sempre più fitte e alla fine venne giù un bell'acquazzone. Quando finì e il sole tornò a splendere, arrivarono due monelli. «Oh, guarda qui!» gridò uno. «Ho trovato un soldatino di piombo! Facciamogli fare un bel giro in barca!» Fecero allora una barchetta con della carta di giornale. Vi misero dentro il soldatino di piombo e lo fecero navigare nel rigagnolo lungo il marciapiedi. I due ragazzini, felici della loro trovata, lo seguivano correndo e battendo le mani. Il soldatino invece non poteva certo condividere la loro gioia, perché si rendeva conto di trovarsi in una situazione assai pericolosa. La barchetta infatti procedeva sussultando su onde gigantesche, trascinata via dalla corrente impetuosa, poiché il temporale era stato veramente fortissimo. Ogni tanto la piccola imbarcazione girava ripetutamente su se stessa, presa da un vortice. Ma il soldatino rimaneva impassibile, col suo fucile sulla spalla, guardando fieramente davanti a sé, senza mostrare alcuna paura. All'improvviso la barchetta scomparve sottoterra, dove era buio pesto, proprio come nella scatola che aveva ospitato il soldatino fino allora. «E ora dove vado a finire? Chissà se riuscirò mai a tornare a casa. È certo tutta colpa di quel brutto babau nero. Eppure se quella graziosa ballerinetta fosse qui con me nella barca, potrebbe anche essere scuro il doppio che io mi sentirei ugualmente felice.» In quel momento sbucò fuori all'improvviso un grosso topo che abitava lì sotto. «Ehi, ehi, ehi! Ehi, il passaporto!» gli chiese. «Fuori il passaporto!» Ma il soldatino di piombo non rispose e strinse ancora di più il suo fucile. La barchetta continuò ad avanzare, trascinata dalla rapida corrente, e il topo l'inseguiva furioso. «Ehi, fermatela! Fermatela! Non ha il passaporto! Non ha pagato la dogana!» Ma la corrente divenne sempre più impetuosa. Si udì un gran fragore di acqua. Il rigagnolo stava precipitando infatti in un grande canale, e questo era per il soldatino un pericolo pari a quello che sarebbe per noi capitare su una grande cascata. E non gli era più possibile fermarsi. La barchetta precipitò e il povero soldatino di piombo si irrigidì più che poteva, perché nessuno doveva poter dire che avesse tremato. La barchetta incominciò ad affondare, la carta si inzuppò e il soldatino si sentì l'acqua fino alla gola. L'acqua coprì ben presto anche la testa del soldatino. Pensò alla piccola e graziosa ballerinetta che non avrebbe mai più rivisto e calò a fondo. Fu subito inghiottito da un grosso luccio che si trovava a passare di lì. Che buio faceva l'intorno di quel pesce. C'era proprio poco spazio. Il soldatino però, sempre tenace,
Rimaneva fermo a lungo disteso, col fucile in spalla. Il pesce si contorceva e si agitava nel modo più terribile. Alla fine si calmò e fu come attraversato da un lampo. La luce divenne sempre più forte e qualcuno... Il soldatino di piombo! Il pesce era stato infatti venduto al mercato, portato in cucina e là la cuoca, con il coltello, lo aveva tagliato a metà. Il soldatino venne messo sul tavolo e stavolta fu lui a stupirsi, perché a questo mondo capitano delle cose strane davvero. Si ritrovava nella stessa stanza da cui era partito, rivedeva gli stessi bambini e gli stessi giocattoli che aveva lasciato, il magnifico castello e la ballerina sempre ritta sulla punta di un piede. Il soldatino fu tanto commosso che avrebbe pianto tutte le sue lacrime se non fosse stata una cosa indegna di un militare. La guardò ed ella rispose al suo sguardo. Ma nessuno dei due disse nulla. In quel momento uno dei bambini fece un gesto brusco, urtò il soldatino e lo fece schizzare nel caminetto acceso. E questo fu certamente un nuovo tiro mancino del babao chiuso nella scatoletta. In mezzo alle fiamme il soldatino sentì un calore insopportabile, ma rimaneva ritto, come poteva e sopportava, coraggiosamente. Una porta si aprì all'improvviso, una folata di vento investì la ballerina e la lanciò nel caminetto proprio accanto al soldatino. Scomparve in una fiammata. Nello stesso tempo il soldatino si sciolse. Il giorno dopo la cameriera lo ritrovò nella cenere. Il fuoco lo aveva mutato in un piccolo cuore di piombo. Vicino al piccolo cuore c'era il lustrino della ballerina, tutto bruciacchiato e nero come il carbone.